Andiamo adesso a Siderno, c'è con noi mister Correale. Mister, buonasera. Buonasera, buonasera. Ed allora possiamo dire finalmente, arriva questa prima vittoria, una stagione che era iniziata con dei buoni auspici, almeno nelle intenzioni per il Siderno, si è complicata, adesso possiamo pensare che riparte così la macchina bianco-azzurra. Speriamo di sì, oggi è stata una partita voluta, una vittoria voluta, anche con una squadra abbastanza attrezzata. Il morale adesso sta crescendo e vediamo di migliorarci di partita in partita. Ecco, era un problema maggiormente di testa quello che attanagliava il Siderno, che forse l'altro problema magari ce l'aveva proprio in zona d'attacco, perché sono soltanto 6 gol segnati fino adesso dalla sua squadra, che lei, ricordiamo, ha preso da pochissimo. Sì. Secondo me sì, anche se adesso stiamo cercando di puntellare la squadra nei vari reparti, però il problema principale è quello mentale, perché abbiamo visto dalle partite precedenti, fino a quando non subiamo gol teniamo la partita. Vedi la partita che abbiamo fatto a Reggio contro il Valgallico fino al 30° nell'azione che abbiamo avuto l'espulsione, da là abbiamo perso la testa in 8 minuti, 3 gol, proprio non ce l'avamo in campo, e per questo è una cosa mentale. Quindi è maggiormente su quello che si deve lavorare. Tra l'altro il prossimo avversario sarà il Catona in trasferta, è già un bel banco di prova, che precede anche l'apertura del mercato. Di fatto Catona sta andando forte, è una squadra ben messa, poi giocano in casa e il fattore casa aiuta tanto. Bene mister, grazie per essere stato con noi e una buona serata. Grazie a lei e a tutti. Ringraziamo mister Correale, il tecnico del Siderno.